Angelo Costa è nato all'inizio del Novecento, 1901, un anno dopo l'inizio del secolo, e trovò una famiglia già molto ben sistemata, nel senso che i suoi erano dei ricchissimi industriali dell'olio. Poi però, quando lui aveva 17-18 anni, la famiglia cominciò ad avere dei guai e proprio mentre si affacciava all'attività lavorativa, ecco che c'è una nuova era dei Costa, di cui Angelo Costa è via via il principale rappresentante. Nel 1918 la crisi, poi la ripresa, e all'inizio degli anni 20, nel 24 per l'esattezza, comprano il primo piroscafo, il Ravenna, e da quel momento non saranno più soltanto gli oli nel retroterra della famiglia Costa, ma ci sarà l'epoca della famiglia degli armatori, fino a diventare i più grandi armatori italiani. Accanto alle realizzazioni dell'industria italiana, i suoi problemi. Industriali, economisti e uomini politici hanno presenziato a Roma l'Assemblea Generale della Confindustria. Il presidente uscente, Furio Cicogna, ha tracciato un bilancio degli ultimi anni particolarmente difficili per gli imprenditori, sottoposti alle forche caudine di artificiose strozzature. Il ministro dell'Industria, Andreotti, ha portato all'Assemblea la testimonianza dell'interessamento governativo, ribadita nel suo discorso dal ministro del Tesoro, Colombo. Interessamento agli imprenditori o a loro imponibile? Il nuovo presidente Angelo Costa, nel riassumere il difficile incarico, ha ammonito i colleghi a non lasciarsi prendere né dallo scoramento né dalle illusioni. La strada è difficile, ma l'industria italiana saprà giungere ancora una volta in cima alla salita. Il discorso è stato vivamente apprezzato dai rappresentanti del governo, che, specie in questi ultimi anni di centrosinistra, ha dato continuo e utile apporto all'economia italiana. Angelo Costa, grande armatore. Abbiamo appena visto nel filmato il 1966, l'assemblea che lo porta alla presidenza della Confindustria. Ma attenzione, è la seconda volta che Costa diventa presidente della Confindustria, perché la prima volta, quella più importante nella sua storia personale, è stata quella di un decennio, dal 45 al 1955. E che decennio? È stato il decennio in cui l'Italia, in piena ricostruzione, è arrivata ad affacciarsi sul boom economico. Quindi Angelo Costa ha vissuto, da presidente della Confindustria, le due stagioni più importanti della storia del secondo dopoguerra. Prima quella di cui ho appena detto, e la seconda quella che invece va verso dal 66 al 70, ma verso l'autunno caldo del 1969, l'inizio di una grande contestazione, con anche qualche segnale del terrorismo, dell'ingresso nel decennio più buio che sarebbe stato quello degli anni 70. Angelo Costa è stato un liberale, diciamolo, in tutto e per tutto, e come tale è passato alla storia. Il punto di riferimento di Costa non poteva che essere quello che sarebbe stato il governatore della Banca d'Italia, Luigi Einaudi, futuro presidente della Repubblica. Ma Costa era anche cattolico e la personalità di riferimento fu Alcide De Gasperi. Si disse che dall'incontro fra Costa e De Gasperi era nato, lo dicevano i giornali del tempo, il quarto partito, cioè il partito che veramente contava di più di quelli democristiano, comunista, socialista che erano sulla scena politica. Questo quarto partito, la leggenda del quarto partito, è dovuta anche al fatto che subito dopo quel famosissimo viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti del 1947, all'inizio del 1947, viaggio che aprì la collaborazione degli Stati Uniti alla ripresa economica italiana, ecco che Costa andò subito negli Stati Uniti. Poi nel secondo mandato di presidente di Confindustria, quello che per lui erano stati
come interlocutori Nenni, Togliatti nel primo mandato, divennero le personalità della seconda metà degli anni 60 e dell'inizio degli anni 70, quindi Andreotti, Colombo e altre personalità di quell'epoca storica. Ma Costa era ancora uno di quei personaggi che si tenevano lontani dalla politica.